In azione un vero e proprio comando composto da almeno 4 persone che prima ha sbarrato la strada con dei tronchi e poi ha fatto razzia di argento. È successo nella notte ad Anghiari, nelle mire dei malviventi, un'azienda di preziosi. I ladri hanno sfondato l'ingresso dell'azienda servendosi di un tir come ariete. Era stato rubato poco prima a Città di Castello. Poi, una volta dentro, la banda, si tratterebbe di 4 persone con il volto coperto dal passamontagna, ha fatto razzia di bobine d'argento in lavorazione ed è scappata con il bottino, che sembrerebbe ingente, potrebbe infatti raggiungere alcune centinaia di migliaia di euro. Siete preoccupati, però? Questa è una banda di esperti. Certo. Poi questi sono amici, ci lavora tanti amici miei. Insomma, cose che dispiacciono, innanzitutto. Non dovrebbero succedere, però. I malviventi, per guadagnarsi la fuga, hanno anche sistemato dei tronchi d'albero sulla strada per impedire così alle pattuglie delle forze dell'ordine di inseguirli. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Un colpo con analogie rispetto ad altri assalti messi a segno sempre nell'Aretino. Lo scorso ottobre un furto da quasi 1 milione di euro in un'azienda di Querata con modalità del tutto simili. Anche in quel caso strade sbarrate e un'auto rubata lanciata contro il cancello per sfondarlo.